Pietro Paolo Mennea, nato a Barletta il 28 giugno del 52. Comincia l'atletica per caso e si dedica alla marcia. Ma nel 72 è già medaglia di bronzo sui 200 metri alle Olimpiadi di Monaco. Nel 74 è campione europeo a Roma. Nel 78, dopo la delusione delle Olimpiadi di Montreal, europeo a Praga sui 100 e 200 metri. Nel 79 a Città del Messico vince le Universiadi i 100 e 200 metri e batte, dopo 11 anni, con 19,72 il record del mondo sui 200 metri. Nell'80 è medaglia d'oro a Mosca. Tra i 100 migliori risultati di tutti i tempi sui 200 metri ce ne sono 2 di Borzov, 5 di Tommy Smith, 6 di Williams, 10 di Quarry e ben 30 di Pietro Mennea, il ragazzo del sud senza pista, come lui stesso si definisce. Pietro, hai dichiarato: non ce la faccio più dentro, sento la nausea. Di che? Sono stanco dentro. Perché hai annunciato il ritiro proprio al presidente Nebbiolo senza consultarlo prima? Per non avere pressioni esterne. Me ne vado proprio ora che potrei fare i soldi, cioè? Potrei mettere a frutto tutti i miei risultati fatti in questi 10 anni. Forse non sei interessato, ma un po' vittimista lo sei. Pochissimo. Perché hai detto che nessuno in fondo ti ha mai capito? Perché non ho fatto determinate volte quelle cose che dovevo fare, secondo alcuni. Quelli storti e neri come me non piacciono abbastanza, ma chi te l'ha detto? Molti. Allora cosa significa il tuo coinvolgimento in un gruppo, con un gruppo di americani neri sponsorizzati da una ditta italiana? Perché mi sento uno di loro e, cioè, innanzitutto non sono sponsorizzati da questa ditta di abbigliamento torinese, ma sono aiutati a fare un certo tipo di atletica che in America non potrebbero fare. Hai dichiarato: finita l'attività agonistica, ho intenzione di abbandonare definitivamente il mondo dello sport, è vero? Non del tutto. Facciamo un passo indietro. Pietro è un ragazzo chiuso, da sembrare persino scontroso e caparbio. Quando vuole una cosa non è tranquillo finché non l'ha ottenuta. Sono parole di tua madre, ti riconosci? In parte. L'ho detto che sei pessimista e fatalista, timido e bizzoso. Pessimista e timido sì, fatalista e bizzoso no. L'ho detto che sei tirchio. Qual è il tuo rapporto col denaro? Che non è tutto nella vita. Perché quel continuo chiedere sicurezze per l'avvenire? Solo voglia di soldi o insicurezza congenita? Perché in Italia si usa così, finita la festa, campato lo santo. Perché nel 76 dichiarasti che gli occhi di tuo fratello Vincenzino erano gli occhi che ti impressionavano di più quando ti guardava correre? Cosa volevi dire? Perché voleva emularmi un po', in parte. E c'è riuscito? No, ha smesso. I miei pregi, hai detto, forse la generosità. Non riesco a trovare altro. I miei difetti, la timidezza e la diffidenza. Sono tue parole del 74. Sono vere anche oggi? Non del tutto. Cioè? Che, sì, alle volte devo essere un po', cioè, meno timido, essere più aggressivo. Altre volte, invece, devo essere... Amici veri, hai detto che probabilmente non ne hai nessuno. È possibile? Pochissimo. Hai detto: vado forte perché non mi sono mai negato niente. Nemmeno il sesso e i peccati di gola. Eppure hai dichiarato più volte di non aver tempo per le donne. Come la metti? Questo non l'ho dichiarato, però un atleta per andare forte deve fare quello che è abituato a fare. Corro veloce come i negri, perché anch'io sono un emarginato, un negro d'Italia, cioè? Perché è difficile uno che viene dal sud possa fare questi risultati che ho fatto io. Vittori, il tuo maestro, cos'è stato per te? Un mago, un amico, un demonio o una sanguisuga? Un amico. Lui ha dichiarato: Pietro aveva troppi pensieri, glielo tolti dalla testa a tutti i costi, ma non è stato facile. Che pensieri ti ha tolto, Vittori? Tutti, in parte, alcuni che davano fastidio per poter ottenere grossi risultati nello sport. Cioè? Qualcosa che non poteva essere conciliata con l'attività sportiva. Quanto è costato a Vittori starti vicino? Non credo tanto. È vero che la federazione lo mandò a insegnare ginnastica a Ascoli perché ti era amico? Sì. E ti sei sentito colpevole? Un po' sì. Dicono che lasci l'atletica perché non sopporti più il presidente della federazione Nebbiolo, è vero? Non è vero. Siamo amici e io sono anche di Torino. Quando vincevi, alzavi sempre il dito. Era un messaggio per qualcuno? Sì. Per chi? Per molti che mi seguono. Nel 74 il presidente del Consiglio, Rumor, disse che eri l'italiano più famoso. A cosa ti è servito? A niente.
Nel 75 sei stato candidato alle elezioni regionali per il PSD. È servito qualcosa? Per aiutare in quel momento una persona. Il dilettantismo puro è un'utopia, non c'è più, hai detto. Quanto ti ha fruttato questa carriera in atletica? Poco, perché adesso devo mettermi a lavorare. Chi sono i campioni sportivi che hai ammirato di più? Borzov. Perché? Perché è stato un grosso atleta. Prima di essere un grosso atleta è stato un grosso uomo. Tante promesse di fare i 400 metri, poi nessuna mantenuta. Paura di soffrire ancora? L'età. Quanta sofferenza ti è costata col fisico che hai essere un numero uno? Sofferenza poca, perché ho fatto quello che mi andava di fare e mi sono divertito quando l'ho fatto. Sono le 19:12 ora italiana del 28 luglio dell'80. Sei medaglia d'oro a Mosca. Pietro Mennea, è finito lì? Alle 19:15. La vita giocata in 20 secondi, non è una follia? No. Quale gara in assoluto hai sentito di più? Giochi olimpici. Perché? Era l'ultima mia possibilità per poter ottenere questo grosso risultato. Come spieghi la tua eclissi alle Olimpiadi del 76 a Montréal? Perché ero amico di Vittorio. E cioè? Qualcuno dice che in quel periodo la federazione ti rendeva la vita impossibile, vero allora? Perché ero amico di Vittorio. Mai uno strappo, mai una contrattura. Qual è il segreto dei tuoi muscoli? Fare tutto con coscienza. Steve Williams, il miglior velocista americano di questi ultimi anni, ha detto che se si fosse allenato come te sarebbe andato al manicomio. Cosa ti spingeva ad allenamenti così folli? Lo sport sviluppa il fisico e l'intelligenza, molte volte non sviluppa l'intelligenza. E cioè? Mi hanno spinto a questi grossi risultati il voler dimostrare di saper fare qualcosa di buono. Un'ultima domanda. Hai detto che per ottenere dei risultati uno deve spesso accettare dei compromessi. Perché hai deciso di non accettarne più? Perché non voglio essere un numero nello sport. Grazie. Prego.